Buonasera. Vi regaliamo due piccoli momenti di lettura. La prima è una poesia di Umberto Santino che si chiama La madre di Peppino. Questo non è mio figlio, queste non sono le sue mani, questo non è il suo volto. Questi brandelli di carne non li ho fatti io. Mio figlio era la voce che gridava nella piazza, era il rasoio affilato delle sue parole, era la rabbia, era l'amore che voleva nascere e che voleva crescere. Questo era mio figlio quando era vivo, quando lottava contro tutti, mafiosi, fascisti, uomini di panza che non valgono neppure un soldo, padri senza figli, lupi senza pietà. Parlo con lui vivo, non so parlare con i morti. L'aspetto giorno e notte. Ora si apre la porta, entra e mi abbraccia. Lo chiamo, è nella sua stanza a studiare. Ora esce, ora torna, il viso buio come la notte. Ma se ride, è il sole che spunta per la prima volta. Il sole bambino. Questo non è mio figlio. Questa bara piena di brandelli di carne non è di Peppino. Qui dentro ci sono tutti i figli non nati di un'altra Sicilia. La mia storia è molto complessa e molto complicata da raccontare. Si potrebbe dire di me: Giuseppe è un bravo ragazzo, apparteneva a una famiglia mafiosa e ne è uscito. In realtà non è così. I Messina Denaro non sono la mia famiglia, sono la famiglia di mia madre. Nella mia famiglia non si è mai parlato di mafia, né in positivo né in negativo. La mafia non era un argomento di cui si parlava in famiglia, forse perché era troppo vicina a noi. Ho capito chi erano i miei parenti quando andavo alla scuola media. Me lo hanno fatto capire i miei compagni. A Castelvetrano, nella cerchia dei ragazzi, si favoleggiava sul personaggio di Matteo Messina Denaro, come se egli fosse un eroe o un supereroe dei fumetti. Chi poteva, si vantava di aver avuto un contatto anche lontanissimo con lui. Io, che avrei potuto tranquillamente pormi come uno dei rampogli di quella famiglia, mi allontanavo da questi discorsi. Me ne vergognavo. Alcuni dei miei amici, che sapevano che io ero parente, si avvicinavano a me con un attenzione. Il mio avveniva alla scuola media. Io sono cresciuto quindi in questo modo, rendendomi subito conto di avere questi parenti pericolosi. E questa cosa non mi faceva piacere. Loro potevano essere un pericolo reale per la mia famiglia, soprattutto per mio padre. Mia madre la vedevo distante da questi discorsi, malgrado fosse lei la parente. Mia nonna, che è la zia di Matteo, lo stesso. Mia madre e mia nonna sono le donne che mi hanno cresciuto. Vedevo invece mio padre molto più compromesso, perché aveva un atteggiamento simile a quello dei miei compagnetti, che parlavano di Matteo Messina Denaro con ammirazione. E io odiavo mio padre per questa cosa, perché io avrei voluto un padre che quantomeno non ne parlasse. Ho vissuto quindi un'infanzia difficile, tormentata. Vivevo in una famiglia in cui mi davano tantissimo amore, però avevo addosso questa sofferenza pesante, perché non ero orgoglioso di questi parenti. Non mi faceva stare bene questa cosa. Io ero diverso, già da piccolo, e loro, la mia famiglia, erano abituati alla mia diversità. Le famiglie dei mafiosi percepiscono la mafia e la cultura mafiosa come una cosa normale. Ma io non sono folle o realmente diverso dalla mia famiglia. Io sono esattamente il figlio di mia madre, perché mia madre, cugina di primo grado di Matteo Messina Denaro, era diversa da tutti gli altri cugini. Mia madre era diversa, non si mescolava con loro già da piccola, quando giocavano. Poi crescendo fu l'unica che volle studiare. Voleva fare l'infermiera e divenne infermiera. Per questo era già guardata male, perché una donna che studia in quella famiglia non va bene. Poi si era sposata con mio padre. Ma andiamo con ordine.
Quando io ero ancora molto piccolo è successo un episodio strano. Noi vivevamo in una casa in affitto e la proprietaria di questa casa che avevamo in affitto era comare di Massina Denaro. Si creò una diatriba perché questa signora non voleva fare il contratto d'affitto ai miei genitori e durante un diverbio aggredì mia madre con una scopa e si ruppe un vetro. Mia madre era incinta, ebbe un aborto e perse il bambino. L'altra signora si tagliò col vetro. Mia madre, piangendo, prese piede al girello, corse da mia nonna e andò a fare una denuncia dell'accaduto ai carabinieri. Apriti cielo. Questa era una cosa impensabile in quell'ambiente. Mia madre da quel momento fu chiamata femmina di caserma. Questa stessa notte noi fummo costretti a traslocare. Nacque quindi una lite tra mia nonna e la sorella e ci fu conseguente rottura tra le due famiglie. Non ci siamo parlati per 30 anni. Questa lite durata tanti anni non impedì agli uomini della nostra famiglia di continuare ad essere attratti dal fascino di Messina Denaro e cercavano quindi di riconciliarsi. Quando io avevo circa 9-10 anni fu arrestato Filippo Guttadauro, palermitano, cognato di Matteo Messina Denaro. Succede in questi casi che tutti vanno a fare visita alla famiglia come se fosse morto qualcuno. Mio padre insisteva con mio nonno, andiamoci. Mia nonna non ci volle andare manco morta. Mia madre invece si fece trascinare da mio padre. Così si recarono con me piccolo a casa di Messina Denaro. Io non posso più dimenticare quel giorno, ce l'ho ancora scritto nella testa. Quando siamo arrivati in questa casa c'erano solo donne. Le quattro sorelle di Matteo Messina Denaro, che sono peggio degli uomini, sono proprio mafiosi di nascita. Dopo che siamo entrati, senza che nessuno dicesse una parola, chiamano mia madre fuori. Dobbiamo parlare con te, Rosa. La cacciarono di casa. Le dissero che non si doveva permettere di tornare qui, che non era degna di entrare in quella casa. Mia madre rientrò in lacrime, mi prese per il braccio e mi disse, andiamo. Mia madre pensava che mio padre e mio nonno l'avrebbero seguita, invece mio padre rimase immobile e così anche mio nonno. Mia madre mi prese e andammo via. Mio padre e mio nonno rimasero là e non difesero mia madre, ebbero paura. Mia madre fu cacciata fuori e loro non si mossero, non la difesero. Per me fu un trauma, perché vedere mio padre e mio nonno non difendere mia madre che stava piangendo. Io li ho odiati tutti, non solo i Messina Denaro. Odiavo mio nonno, mio padre, tutti odiavo. Questo smosse qualcosa dentro di me. Quando io avevo 15 anni, arrestarono mio padre in un'operazione antimafia che si chiamava Terra Bruciata. Dopo poco ricadde per mio padre l'accusa di associazione mafiosa. Mio padre non aveva avuto nessun ruolo in questa cosa. Io posso essere orgoglioso di mio padre per un fatto, che lui non ha mai fatto male a nessuno. Lui non era un mafioso, non avrebbe mai ucciso e non avrebbe mai fatto estorsioni. Però mio padre, pur non avendo fatto tutto questo e pur sapendo chi lo aveva fatto, non parlò, tacque e quindi si fece i suoi 5 anni di galera tacendo. Ovviamente agli occhi della famiglia Messina Denaro apparve come un affidabile e quindi si fece una sorta di servizio militare. Io però stetti 6 anni senza mio padre e quindi se lo odiavo prima, dopo ancora di più. Ovviamente tutti in famiglia gioimmo quando lui uscì. Voleva solo vivere del suo lavoro in pace. Iniziò di nuovo a lavorare come operaio, poi aprì una piccola ditta. Mio padre voleva starsene lontano, ma se anche non vuoi, sono loro che a un certo punto ti vengono a cercare. E tu no, non lo puoi dire. Il meccanismo è questo. Poi se sei parente sei condannato, non hai scelta. Quando mio padre uscì dal carcere, io gli feci una promessa. Vedi che se capita di nuovo, stai attento a cosa fai, perché guarda che mi perdi. Io me ne vado, faccio le valigie. Io però continuavo a non stare bene a Castelvetrano. Così me ne andai a vivere a Roma, feci il mio percorso lì. Io soffrivo perché avrei soltanto voluto un padre di cui essere orgoglioso. Invece lui era riverente nei confronti di quella gente che io odiavo.
Questo stare a Roma, lontano dai miei genitori, mi aiutò a riavvicinarmi a loro. Dopo 8 anni desideravo tornare. Pensavo, mio padre ora lavora tranquillo, non succede più. Tornai giù e aprii un maneggio, avviando una scuola di equitazione. Questo mio lavoro è tutto per me, è la mia benzina, è la mia anima, non ne potrei fare a meno. Dopo 1 anno e mezzo o 2, da che io ero rientrato, mio padre venne arrestato di nuovo, perché nel frattempo era stato riassoldato. A gestire tutto il monopolio Messina Denaro, delle loro faccende, era il fratello di mia madre, Giovanni Filardo, con il quale io non ho mai avuto rapporti. Questo mio zio venne arrestato nell'operazione Golem e automaticamente il suo posto lo prese mio padre. La notte che si portarono via mio padre, io iniziai a fare la valigia. Decisi di andare perché volevo schifarla alla mia famiglia. Mia madre mi disse, almeno diglielo di persona, e insistette affinché io incontrassi mio padre almeno una volta al primo colloquio in carcere. Mia madre non si aspettava niente, era completamente distrutta, aveva perso mio padre, ma stava perdendo anche il figlio, perché io me ne stavo andando. Ci andai incattivito. Nella mia testa dicevo, io prima che me ne vado ti distruggo, ti sputo addosso tutto il veleno di cui dispongo e poi me ne vado. Volevo vomitargli addosso le peggiori cose. Invece è successa una cosa strana e straordinaria. Lui è entrato nella stanza, piangeva, si è seduto, non ha neanche detto ciao. Ha preso la mano di mia madre e ha detto, io ti devo parlare, ti devo parlare. Io non avevo mai visto mio padre piangere. Stavo per partire, poi non so cosa mi ha frenato e ho detto tra me, vediamo cosa da dire. Ci disse che aveva cominciato a collaborare, che era stanco ed era distrutto, perché collaborando ovviamente avrebbe accusato anche il fratello di mia madre. Mia madre disse che era la cosa giusta, che eravamo noi la famiglia. Io non ci potevo credere e mi dicevo, quello che sento lo sento veramente incredibile. In quel momento mi sentii rinascere e lì, per la prima volta, vidi mio padre. Provai orgoglio nei confronti di mio padre. Nella mia testa pensai, ecco, finalmente il padre che voglio. È tutto top secret per ora, dice mio padre. Ma poi non si sa come neanche il tempo che siamo usciti dal carcere e un mio amico giornalista mi chiede se è vera la notizia della collaborazione di mio padre. Già la notizia era di dominio pubblico e noi in pericolo. Ci vediamo come catapultati in un film. Ci proposero il programma di protezione. Dissi, ma voi siete pazzi. Io avevo aperto il maneggio da anni, avevo già i miei clienti e non potevo arrivare al maneggio con la scorta. Entrare nel programma di protezione significava che non mi sarei potuto chiamare come mi chiamo, significava sparire, perdere l'identità. Io è tutta la vita che mi ammazzo per creare la mia identità e poi per colpa di una persona che non conosco, di Matteo Messina Denaro e tutto il suo entourage, io mi devo annullare, ma neanche per sogno. Preferisco rischiare la vita, se ne devono andare loro. Mio padre si rese conto che aveva fatto un casino, che stavamo rischiando solo noi, in realtà io, mia madre e mio fratello. Noi eravamo esposti e potevano farci di tutto, ma con il sostegno dei magistrati abbiamo incoraggiato mio padre a continuare a collaborare. Devo anche riconoscere che è stato seguito da persone che lo hanno aiutato molto. C'è in particolare un maresciallo De Rossa che è stato per mio padre un grandissimo punto di riferimento. Io mi rendo conto ora che certe volte sono stato spietato quando parlavo di mio padre, perché mio padre avrebbe potuto sempre scegliere, ma questo maresciallo mi contrastava in questo atteggiamento. Mi diceva, tu non devi trattare così male tuo padre, perché non se lo merita, io lo conosco. Questa cosa mi ha fatto capire che mio padre era migliore di quello che io pensavo. Io avevo dentro di me la rabbia e quindi non vedevo le cose come erano realmente. E questa persona che aveva quel ruolo e che tra le virgolette doveva essere il suo nemico mi ha fatto rivalutare tanto mio padre. Da quella collaborazione sono scaturite non so quante operazioni antimafia. È come se mio padre avesse acceso i fari in uno stadio su un territorio completamente buio. Nessuno aveva mai
mai parlato del contesto familiare mafioso di Messina Denaro. È stata la prima volta che si è rotto un muro di umiltà in quel contesto. L'aiuto di mio padre è stato importantissimo. È questa l'eredità più preziosa che mi ha lasciato. Io sono contentissimo di questo. Poi nel frattempo è accaduto che mio padre si è ammalato, probabilmente anche a causa di questo. Mio padre infatti aveva avuto problemi di salute nella sua vita. Non aveva avuto mai una febbre, mai preso, ma ha preso il cancro. Nel giro di 9 mesi lo ha devastato e ucciso. È stato terribile. Fino a 3 giorni prima di morire, era già nella clinica per malati terminali, i magistrati ancora lo venivano a trovare per avere chiarimenti su alcune cose e lui, anche malato, moribondo, fu sempre disponibile. Perché per lui quella era diventata la sua missione. Questa cosa lui l'aveva veramente presa a cuore. Mi consolo per il fatto che è morto per una causa naturale. Non me l'hanno ucciso nessuno ed è morto da persona onesta. Attualmente mia nonna vive con lui. I suoi figli non la guardano più perché mio padre con la sua collaborazione ha fatto condannare i figli. Ma mia nonna è rimasta con noi perché condivide la scelta fatta da mio padre. Ha scelto la legalità. I veri eroi antimafia, le vere eroine sono loro, mia madre e mia nonna, non io. Per me è facile, perché io sono giovane, ho respirato altra aria, ma per loro è molto più difficile, perché vengono da quel contesto familiare, quella è la loro famiglia. La mafia la rompi solo da dentro. Io penso che mio padre abbia agito per amore dei suoi figli. Lui capiva che altrimenti non saremmo stati condannati. Io penso poi che non è la mafia che bisogna sconfiggere, ma la mafiosità. Ma come si fa a sconfiggere la mafiosità? Non puoi certo entrare nella testa delle persone. Devi dare degli esempi. C'era un'idea diffusa, secondo la quale la mafia è qualcosa di invincibile perché usa la violenza. Una violenza a volte terribile. Per questo io cercavo esempi. Cercavo di trovare la forza in qualcuno e l'ho trovata in Peppino impastato. Peppino sosteneva che se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. All'esistenza di orrendi palazzi sorti all'improvviso, con tutto il loro squallore, da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità. Si mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale. E presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima. Ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza, perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore. Grazie, buonasera a tutti e benvenuti qui nel comune di Folignano. Porto i saluti di Sua Eccellenza il Prefetto che per impegni che aveva non poteva essere presente qui con noi. Saluto però tutte le autorità presenti, a cominciare dal Questore di Ascoli Piceno, dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante della Guardia di Finanza, il Comandante della Stazione Locale di Villa Pigna dei Carabinieri, tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine della Polizia Municipale di Folignano. Grazie a tutti voi, grazie a Don Franco che è presente qui insieme a noi,
e grazie alle associazioni, gli studenti, il rischio Folignano Maltignano, a tutti i gruppi che hanno deciso di partecipare questa sera, in particolare a chi ci ha dato una mano nell'organizzazione. E quindi un ringraziamento al gruppo scout di Folignano e alla protezione civile di Folignano. Grazie per l'aiuto che ci avete dato nell'organizzazione di questo evento. Ricostruire in rete, questo è il titolo che Libera ha voluto dare a questa iniziativa. Ricostruire i luoghi del sisma, questo è stato un po' il leitmotiv della mattinata, se vogliamo, perché Don Luigi è stato ad Arquata del Tronto, quindi nel comune simbolo della provincia di Ascoli, fra coloro che sono stati colpiti dal sisma tra il 2016 e il 2017, ma anche ricostruire, se vogliamo, altri luoghi, i luoghi dello stare insieme, i luoghi che sono stati colpiti dalla pandemia, i luoghi di aggregazione, i luoghi della comunità. Questo è un po' invece il senso dell'incontro di questo pomeriggio, l'incontro pomeridiano. Lo facciamo qui con tante realtà, io prima ne ho citate alcune, sicuramente altre le ho dimenticate, perché sono tanti gruppi, ci sono i sindacati, ci sono i rappresentanti degli studenti medi, sono diversi gruppi che sono presenti qui questa sera. E lo facciamo purtroppo, diciamo, in una giornata particolare. Non è un caso la bandiera che sta qui alle mie spalle. Non è un caso perché da qui oggi vogliamo far arrivare nel nostro piccolo un messaggio, un netto no alla guerra e ogni tipo di violenza che viene perpetrata nei confronti del popolo ucraino. Domani questa bandiera la prenderemo, la porteremo in comune, la esporremo in comune e ci attiveremo nel fare nel nostro piccolo delle azioni della quotidianità per promuovere incontri, anche incontri di formazione sul tema della pace. Caro Don Luigi, averti qui per me, per noi, per tutta l'amministrazione comunale che mi accompagna in prima fila è un motivo di grande orgoglio e non nego anche l'emozione. Ho un legame particolare che mi unisce a Libera e a Paola, a Pierluigi, e voglio ringraziarvi perché 2 giorni fa è stato il mio compleanno e il più bel regalo di compleanno è stata l'organizzazione di questa iniziativa con te questa sera. Con Libera il rapporto va avanti da anni, anche non solo con me ma proprio con il comune di Folignano, con l'istituzione stessa. 8 anni fa, nel 2014, organizzammo una serie di incontri sui temi della legalità, una specie di corso di formazione a cui partecipò tra gli altri anche Antonella Borsellino, che per chi non la conoscesse ha subito 2 gravi lutti. La mafia le ha portato via il padre e il fratello, il padre Giuseppe e il fratello Paolo. Nel 1992, cioè lo stesso anno in cui è morto un altro Paolo Borsellino, un po' più famoso perché faceva il giudice, e forse anche per questa ragione, per questa casualità, la sua storia non è molto conosciuta. Erano imprenditori, il padre e il fratello, che si sono rifiutati di scendere a patto con la criminalità organizzata e hanno pagato con la vita la loro missione. L'abbiamo portata qui non a caso, perché l'anno prima, grazie a Paola, ho avuto il piacere di partecipare a un campo di volontariato in Sicilia, su un terreno confiscato alla mafia, un progetto tra l'altro promosso anche dalla Coppa, che portava molti ragazzi a fare un'esperienza del genere sui terreni confiscati alla mafia, dando una mano a quelle cooperative che proprio grazie a Libera erano sorte per lavorare con i terreni, parliamo di terreni grandi dove c'è necessità di manodopera, dove spesso la manodopera manca, quindi attraverso questi progetti, attraverso il volontariato si va a dare una mano a quei lavoratori e quelle lavoratrici. E in quell'occasione, questa bellissima esperienza formativa dove al
al mattino si lavorava nei campi, poi nel pomeriggio si incontravano i parenti, soprattutto i parenti delle vittime di mafia. Ho avuto modo di conoscere Antonella. L'anno dopo l'abbiamo portata qua. Perché l'abbiamo portata qua? Perché io pensavo che fosse giusto restituire in qualche modo alla comunità un'esperienza come quella. E perché anche se in questo territorio il tema della lotta alla mafia può essere visto come un tema lontano, in realtà se andiamo a guardare da vicino i beni confiscati sono presenti anche nella provincia di Ascoli Piceno, e quindi non siamo noi, siamo vulnerabili anche noi da possibili infiltrazioni, quindi tenere alta l'asticella e l'attenzione importante. Quindi iniziative come quelle, iniziative come queste che stiamo facendo oggi sono iniziative importanti, perché servono a tenere alto, a tenere alta l'attenzione, serve a tenere vive le coscienze, a trasmetterle ai giovani e spiegargli cosa vuol dire impegnarsi ovunque, impegnarsi nell'associazione, impegnarsi anche nelle istituzioni, perché penso che poi ognuno possa declinare l'impegno civile in ogni rivolo della società. C'è chi lo fa nell'associazionismo, c'è chi lo fa sul posto di lavoro, c'è chi lo fa nelle istituzioni, e farlo oggi nelle istituzioni dove oggi non è semplice. Perché anche quando lo fai in maniera seria, in maniera onesta, rischi sempre di fare degli errori, di incontrare degli ostacoli, di incontrare anche dei guai. E quando succede questo ti chiedi pure se il piano della giustizia spesso sia compatibile con quello della legalità. Io quando penso ad esempio a Mimmo Lucano mi faccio qualche domanda se il piano della legalità corrisponde con quello della giustizia. Ma ovviamente andiamo riuscirne pulito e di riabilitare, come dire, la sua figura e la sua dignità. Dopodiché non è vero che non ci sia del marcio anche nelle istituzioni, il marcio comunque penso in ogni categoria, ma non per questo bisogna generalizzare. Sicuramente nella classe politica, nel mondo delle istituzioni, c'è qualche pecora nera, e quando c'è bisogna far luce, far chiarezza, non far finta di niente, non mettere la polvere sotto al tappeto, ma non bisogna generalizzare al tempo stesso e pensare che siano tutti uguali. Il marcio può esserci anche nel mondo della Chiesa, e bene fa Papa Francesco a far luce, a richiamare l'attenzione su questi. Il marcio, ripeto, può essere ovunque, può essere anche nel mondo della divisa, no? Però è troppo semplice infangare la divisa quando si vede del marcio. Generalizzare è troppo semplice, invece bisogna, come dire, fare le dovute distinzioni e non infangare quelle categorie, non ragionare per slogan e non generalizzare, perché chi infanga, ad esempio, chi indossa la divisa, infanga una persona che ogni giorno si alza, mette a repentaglio la propria vita per salvarne delle altre e per proteggere delle persone. E parliamo della protezione soprattutto dei più deboli, perché chi è prepotente non ha bisogno di protezione, chi è più forte, il delinquente, non ha bisogno di protezione, ha bisogno di protezione dei più deboli. Ecco perché non bisogna mai generalizzare e infangare le istituzioni, l'arma, le istituzioni religiose, perché vuol dire minare alla base i fondamenti di questa società. Io, Don Luigi, nel concludere, penso che ognuno di noi, come ho detto prima, possa fare la propria parte. Chi sta nelle istituzioni lo deve fare tutti i giorni, attraverso delle azioni quotidiane, e lo debba fare con gli esempi, non con le parole, perché le parole servono a poco in questi momenti. Ti lascio con un esempio, mi viene in mente perché siamo qui, in questo palazzetto dello sport. Qualche settimana fa si è svolto un concorso, una prova scritta per l'assunzione di due vigili del comune di Fulignano, dovranno andare a affiancare i nostri più presenti. E la commissione ha lavorato in maniera molto seria, trasparente, mettendo sul sito addirittura anche la piantina, la dislocazione
diciamo, di coloro che si candidavano al concorso. E non nego che, come dire, da sindaco di Fulignano auspicavo che venissero assunti due ragazzi di Fulignano, perché penso che ci siano le competenze e le qualità anche qui. Si sono presentati in 105 candidati. La prova era difficile. Sono passati all'orale 8. Su 105, 8 hanno superato, diciamo, la prova e sono passati all'orale. L'orale ancora si deve svolgere. Bene, di questi 8 nessuno è di Fulignano. Nessuno, manco uno. E allora, commentando con un po' di collaboratori e con gli amici a bar, qualcuno diceva: voi siete stati troppo corretti, troppo seri, forse anche troppo fessi, perché negli altri comuni quando si fanno i concorsi già si sa chi viene assunto. Ripensandoci, io penso che noi non siamo stati né troppo seri né troppo fessi. Noi abbiamo fatto semplicemente il nostro lavoro. E come diceva Bertolt Brecht, felice il paese che non ha bisogno di eroi. Grazie ancora a tutti. Allora, tutti quanti noi siamo venuti per ascoltare Don Luigi. Don Luigi vuole ascoltare noi. Allora, diamo il via a questo incontro con le nostre voci. Incartato. E quindi diamo... esponente della rete degli studenti medi Robin Hood, che ha una domanda. Il tuo nome? Vengo io, come vuoi. Buonasera a tutti. Allora, io sono Chiara e faccio parte dell'associazione studentesca Robin Hood. Il tema di questo incontro noi come associazione lo sentiamo molto vicino, perché facciamo parte della rete degli studenti medi, quindi ecco, abbiamo molto discusso, parlato tra di noi di come fare effettivamente rete tra i giovani, sulle tematiche per cui da sempre ci battiamo, che vanno dal diritto allo studio all'antifascismo all'antimafia. E sicuramente il tema dell'antimafia dei giovani è sentito magari meno rispetto alle generazioni precedenti, nel senso che c'è proprio una distanza generazionale, perché determinati eventi come le stragi di mafia noi non le abbiamo vissute, non le abbiamo sentite direttamente. E quindi noi abbiamo riscontrato comunque questa difficoltà nel coinvolgere i giovani su queste tematiche. E da parte del mondo degli adulti abbiamo visto che spesso c'è questo pregiudizio, no? Che i giovani non si interessano di mafia, della lotta alla mafia, e a loro non importa. E questo poi secondo me è controproducente, perché determina il fatto che gli adulti smettono di cercare di avvicinare i giovani a queste tematiche. E noi invece crediamo ovviamente che sia fondamentale raccontare, a maggior ragione a chi non ha vissuto questi eventi, quello che è la mafia, insomma. E quindi ci chiedevamo, le volevamo chiedere se, comunque con la sua esperienza, lei si è battuto per una vita per queste cause, se è vero che i giovani non si interessano davvero, come si sensibilizzano i giovani. E rispetto a questo noi ci siamo interrogati anche molto sul ruolo che la scuola ha, ovviamente la scuola e l'educazione nel sensibilizzare i giovani. E nella nostra esperienza abbiamo visto che spesso non si fa abbastanza, non se ne parla abbastanza, sia per limiti di tempistiche, banalmente per i programmi di storia, sia poi in giornate come il 21 marzo vediamo che manca un po' le iniziative e i modi per coinvolgere i giovani. E quindi un'altra domanda che vogliamo porle è: se non si fa abbastanza, perché non si fa abbastanza? C'è un motivo che va oltre quello delle tempistiche? Perché la scuola non fa abbastanza? Grazie.
ripetere il nome? Chiaro. La CGL. Sì, grazie. Sì, buonasera a tutti, scusate un po' le spalle. Intanto grazie per questa bellissima iniziativa. Diceva giustamente il sindaco, un perfetto titolo per il nostro territorio devastato dalla crisi prima, dal sisma e dalla pandemia, che hanno aumentato in maniera smisurata quelle che sono le fragilità e le disuguaglianze sociali ed economiche di questo territorio, che hanno messo in competizione parti di territori, generazioni e uomini e donne. Non c'è più l'indignazione nei confronti delle ingiustizie e la solidarietà, ma una indifferenza diffusa e un individualismo. E allora, nel momento in cui poi ci sono difficoltà e debolezze, qualcuno è sempre pronto ad approfittarne. Allora, ricostruire in rete, molte cose poi saranno dette anche subito dopo, ricostruire la comunità sociale ed economica, a partire dal sociale, tanto anche la ragazza prima, la scuola e la cultura, per creare liberi cittadini del futuro, investire sui giovani, poi come organizzazione sindacale per noi naturalmente il lavoro, che significa investire su quello che oggi non è purtroppo il lavoro, non è, è un lavoro che è accessorio, occasionale, precario, che invece dovrebbe essere garantito, tutelato, come afferma la nostra Costituzione, che è fonte e base della dignità della persona e che può essere garantito solo con diritti, con la sicurezza e con la giusta retribuzione. E allora, se il lavoro è diciamo anche il modo con cui noi partecipiamo al bene comune, significa fare percorsi concreti insieme, come tenere insieme lavoro, diritti, dialogo, solidarietà, in una società che noi vorremmo essere più giusta e più equa. Con un piccolo inciso, arriveranno qui tantissime risorse e questa forse è una delle attenzioni diciamo che anche in questo territorio dobbiamo avere, perché poi le cose non accadono sempre da qualche altra parte, quindi un'attenzione alta delle possibili anche infiltrazioni nei territori più fragili è fondamentale. Come tenere insieme tutte queste cose a partire anche dal lavoro. Per i prossimi interventi vi inviterei a essere un pochettino più succinti, in modo che riuscivo poi a dare la parola a Don Luigi. E andiamo avanti, Don Luigi, quindi con la CISM adesso. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, è un piacere vederla e conoscerla. Avremo tantissime domande. Allora, dicevamo costruire comunità prendendo spunto dal titolo Fare Rete. Ci sono delle parole chiave a noi molto, molto care, che sono alleanza e fiducia. Allora, questo elemento, queste due parole su cui noi lavoriamo tutti i giorni per costruire alleanza e fiducia, possono portare secondo lei a un futuro migliore? Ma soprattutto, siccome viviamo il tempo della cura e quindi guardiamo il presente per costruire il futuro, nell'ambito della cura dei giovani, i patti intergenerazionali, l'intergenerazionalità e l'intragenerazionalità, come la vede nell'ambito di un futuro e di un senso di posterità che ci aiuti a vivere il presente per costruire il futuro? Allora, adesso abbiamo alcuni esponenti della GESCI. Io sono Gioia del Gran Canale 1, io sarò molto più concisa.
La mia domanda è: che cosa ne pensa lei della legalizzazione delle droghe leggere e delle conseguenze che possa avere con lo Stato e con la mafia? Perché è un commercio che viene tolto alla mafia, togliendogli anche denaro e dandolo allo Stato. Buonasera, mi chiamo Teresa e faccio parte del clan Restoriano in casa, diciamo. Le volevamo chiedere, visto che la sua vita può essere considerata, diciamo, un esempio di servizio per chiunque voglia intraprendere, diciamo, questa strada di dedicarsi agli altri, cosa possiamo fare, diciamo, noi ragazzi nel nostro piccolo e nel nostro territorio per contribuire e fare la differenza e educare, diciamo, anche la comunità alla cultura della solidarietà? Community. Buonasera. Allora, la nostra domanda era legata un po' a quello di cui si parlava prima, diceva prima il sindaco, riguardo diciamo i giovani e i luoghi di aggregazione, come si fa a connettere principalmente i giovani al mondo della legalità e portarli via da quello della criminalità. Quali sono i mezzi? L'altra domanda invece è: qual è secondo lei il miglior modo per sensibilizzare i giovani a non farli mai avvicinare alle realtà della criminalità organizzata, ma bensì a combatterla sempre? Siamo in fase conclusiva, Luigi, abbiamo l'ANPI, il rappresentante dell'ANPI. Grazie sindaco, e grazie Don Luigi e grazie Libera per questa opportunità. Ricostruire in rete, bellissima come cosa, a partire credo dalla pace, perché credo che in queste ore la necessità di avere momenti comuni credo che sia fondamentale e importante. Anche l'ANPI ha lanciato l'appello e credo che la manifestazione che avvicina deve vederci tutti partecipi. Però ricostruire in rete credo che sia un obiettivo grande per noi, dobbiamo lavorare, l'impegno anche che mette lei personalmente tutti i giorni mi sembra che va nella direzione giusta, perché dobbiamo battere, farlo insieme, quelli che sono gli egoismi, gli individualismi, i protagonismi, tutto quello che in questi anni probabilmente ha distrutto un po' la società dal punto di vista culturale, e quindi una rinascita probabilmente che deve partire dal basso. E se parte dal basso partiamo da una rete, cercando di rimettere al centro un fenomeno fondamentale, cioè nel senso un tema fondamentale che è la democrazia. E lo possiamo fare perché la carta per andarci ce l'abbiamo, che è la Costituzione. Io ho avuto la fortuna di sentirlo altre volte, di ascoltarlo, e mi sembra che questo è il tema che lei prende sempre in considerazione. E l'ANPI, da questo punto di vista, della difesa della Costituzione, nella difesa dei diritti, difesa dei valori, la difesa dell'antifascismo, se costruiamo una rete l'ANPI ci sarà. Ed ora una esponente della classe seconda B della scuola media di Villa Pinto. Adesso avrei fatto l'applauso fin da subito. Buonasera Don Luigi, buonasera a tutti. Volevo chiederle una domanda soprattutto molto inerente alla contemporaneità, diciamo. Cosa ne pensa lei della società, soprattutto la società di oggi, che non è sempre semplice conviverci? Allora, adesso possiamo ascoltare la voce di Don Luigi, che ha preso appunti e riuscirà a fare come sempre un'ottima sintesi, a darci poi dei compiti che ognuno di voi dovrà fare. Beh, buonasera a tutti.
Io sono proprio la persona meno indicata per il sintesi. Vi sono molto grato di questo invito, vi porto il mio piccolo contributo. L'ho detto questa mattina ai ragazzi della scuola del quarto, poi nell'incontro successivo. Lo dico anche a voi con molta sincerità. Con molta sincerità che questa sera qui non è venuto Don Luigi Ciotti. Certamente io fisicamente mi chiamo Luigi Ciotti, ma rappresento un noi, non un mio. Non è un modo di dire, sapete. Io rappresento un noi. Sono qui perché con tanti altri si condivide un percorso. Sono qui perché nel gruppo Abele, dove sono nato, cresciuto, ho cominciato 17 anni, a 20 anni nasce il gruppo Abele, sono passati 57 anni, io sono qui perché lì tanta gente è impegnata, fanno rete, si mettono in gioco. Dal gruppo Abele nasce, sono nate tante cose, tanti altri noi. L'esigenza tanti anni fa di mettere in rete associazioni già impegnate nell'accoglienza delle persone più fragili. Ed è nato proprio il coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza, che io ho accompagnato per i primi 10 anni, rete, unire forze, energie, pensieri. Quando esplode il problema della AIDS nasce la rete italiana Rotary Lives. Era necessario unire anche lì forze e energie in un momento difficile e drammatico. Non c'erano i farmaci e in quel periodo tutti sono morti. Ne abbiamo accompagnati tantissimi, adulti, ragazzi e ragazze. Poi sono arrivati i farmaci. Il vaccino per AIDS è stato mai trovato, i farmaci sì. E abbiamo lottato anni e anni perché quei farmaci fossero accessibili a tutti sulla faccia del pianeta. È la stessa battaglia che anni dopo stiamo facendo perché il vaccino sia accessibile a tutti, non solo i paesi più ricchi, ma anche verso i più poveri. È un dovere, una responsabilità che noi abbiamo. 2 mesi prima della strage di Capaci, io mi sono trovato con Giovanni Falcone a Gorizia. E cosa faceva Giovanni Falcone e Luigi Ciotti a Gorizia? Io piccolo piccolo, è un grande magistrato di grande valore, un corso di formazione per la Polizia di Stato sul tema delle dipendenze da droga. Quegli anni è molto importante, come è ancora più importante oggi, perché è tornata più droga, più modalità, coinvolge ancora di più e se ne parla di meno. Ma siamo in quel momento storico, 1992. Il tema della formazione, voi, molti di voi me lo insegnate, che vuol dire dare strumenti di conoscenza. Dalla conoscenza nasce la consapevolezza, dalla consapevolezza può nascere, mi auguro, il senso della responsabilità. Prendo consapevolezza di un problema e mi chiedo che cosa posso fare anch'io per quel problema. E quindi il tema della formazione, ieri come oggi, è un bisogno della lettura dei cambiamenti e delle trasformazioni, un bisogno di tutti. In quel momento la Polizia di Stato aveva un corso di formazione per sui funzionari, agenti, su questi temi allora, e avevano chiamato Giovanni Falcone, la sua esperienza di magistrato nella lotta alla mafia, perché la droga è uno dei grandi traffici, non è l'unico mondo di affari, ma è uno dei grandi traffici. La sua esperienza di magistrato, il contrasto Cosa Nostra, la sua profondità rispetto agli aspetti legislativi. E a me la prevenzione, l'educazione, l'accoglienza delle famiglie, l'accoglienza dei ragazzi. Una giornata di formazione e di studio, non flash, anche se in una giornata si possono approfondire alcuni aspetti, certo ce ne sono tanti altri. Alla fine di quella giornata, Giovanni Falcone,
come si fa, come faremo fra poco questa sera, ci siamo salutati dandoci un appuntamento per un caffè. Allora ci rivediamo a Roma, dove lui era distaccato al ministero per le note vicende. Oppure se passi il fine settimana quando sono a Palermo, prendiamoci un caffè insieme, un caffè che abbiamo mai più preso, e io e Giovanni Falcone insieme. Ma guardate, i segni della vita come sono importanti, e i miei, chissà quanti segni hanno accompagnato importanti la vostra vita. Quel sabato 23 maggio 1992 io ero quel sabato in Sicilia a tenere un corso di formazione per gli insegnanti delle scuole sul tema delle dipendenze. I segni sono importanti. 57 giorni dopo saranno circostanze particolari, ognuno le può interpretare come crede. Io ero a Palermo. La strage di Via D'Amelio, Paolo Borsellino, quei stupendi ragazzi della Polizia di Stato, tra cui una ragazza sarda, Emanuela Loi. E lì uno si ferma, si interroga. E quindi lì nasce Libera. Nasce proprio di fronte ai fatti, nell'affetto e nella riconoscenza e nella stima di quanti già in quella terra di Sicilia, e in questo caso Palermo, già lottavano associazioni, gruppi, ma che quindi il dovere e la responsabilità di non lasciarli soli di fronte a quella violenza criminale mafiosa che era arrivata a quella violenza, strage. Ce n'erano state la strage di Ciaculli, morti carabinieri poliziotti, 7, una trappola costruita d'arte, c'erano già state delle stragi, ma Capaci e D'Amelio avevano segnato una linea di demarcazione necessaria. E lì nasce l'idea, molto semplice, sapete, credo molto umile, nella consapevolezza dei nostri limiti, che era necessario fare prendere coscienza all'Italia che il problema delle mafie non è un problema che riguarda solo qualche regione del sud Italia, ma che riguarda tutto il nostro paese. Dopo tanti anni che stanno, sono 30 anni, qui possiamo dire che oggi la presenza criminale mafiosa più forte non è tanto al sud, ma al nord d'Italia. Ma già allora c'erano gli insegnanti. 1900, un sacerdote in Sicilia, di nome Don Luigi Sturzo, che fonderà poi un movimento popolare, un intellettuale, grande conoscitore della sua terra, coraggioso nel portare il suo pensiero, nel 1900 Don Sturzo disse: la mafia ha i piedi in Sicilia, ma la testa forse a Roma. E aggiunse questa drammatica profezia: risalirà sempre più forte, più crudele, verso il nord, fino per andare oltre le Alpi. Chiaro? È la realtà di oggi. C'è una storia quindi che arriva da lontano. C'è una storia che ha visto il coraggio e l'impegno di tanti, sempre, ma ha visto anche l'indifferenza, la superficialità, le connessioni massoneria deviata, poteri forti, forme di corruzione, segmenti della politica, anche delle pagine difficili di segmenti di chiesa. Abbiamo visto anche il sacrificio di diversi sacerdoti, già fino a 800 preti avanzati perché se non opposto. E recentemente i loro nomi sono più vicini a tutti noi, Don Peppino Diana, Casal di Principe e Don Pino Pugliese.
ma c'è una storia di tanti momenti di positività, di fragilità e anche di grande smarrimento, di grande negatività. Lì nasce Libera, la Libera che quest'anno sono sui 27 anni, perché Libera è un coordinamento di associazioni, di movimenti, con storie, percorsi, radici diverse. Voi trovate dei meravigliosi ragazzi della GESCI, agli scout europei, a CINGEI, sempre in movimenti scoutistici, meravigliosi, meravigliosi ragazzi. E la GESCI subito è stata tra le fondatrici di questo percorso. Trovate sindacati che in Libera sono uniti. Uniti. In Libera deve essere uniti. Perché non si può permettere con quegli obiettivi. No, è importante, ci sono segni importanti. Trovate l'Arci, Legambiente, l'Azione Cattolica, la FUCI. Trovate la Chiesa Valdese, la Conferenza Episcopale Italiana. Trovate varie espressioni anche religiose che aderiscono a un percorso. Che bello! Penso che sentite anche voi la bellezza di una realtà che mette insieme, quindi anche a molti di voi, mondi, contesti diversi, perché solo unendo le nostre forze si diventa una forza. È in noi che diventa importante, non il monologo dell'io, ma in noi una parola che ci hanno rubata, ce la sono date di parole. Perché trovi un sacco di gente adesso dice noi, poi quintanto continuano forme egoistiche, individualistiche, più preoccupati della propria etichetta, della propria realtà, poco disposti a collaborare con gli altri per un obiettivo che è necessario nelle forze e energie insieme. Perché solo così si può dare una svolta. E quindi un noi importante, la legalità del noi. La legalità del noi, non il monologo del mio. Ecco, la nostra storia comincia così. E mi fa piacere vedere la bandiera di Libera, che è un coordinamento di associazioni, storie diverse, potrei fare un lungo elenco interminabile. E oggi Libera voi la trovate in tutta Europa, in tutta l'America Latina. La trovate in molti paesi africani. Questa storia che è partita in quegli anni necessariamente ha contagiato, o meglio ha attratto per attrazione, realtà sparse in giro per il mondo per dire anche noi abbiamo la violenza criminale, magari sotto altri nomi. Il problema della corruzione, dell'illegalità, in diverse espressioni. Come avete fatto a mettere insieme? E allora nascono queste realtà necessarie, perché le mafie si sono globalizzate. Allora era necessario globalizzare in Europa, in America Latina, in Africa le associazioni, i movimenti, le chiese. Quanti vogliono mettersi come cittadini profondamente in gioco? Non è semplice, la strada resta in salita, ma è questa la strada, vi prego, questa è la strada. Don Lorenzo Milani, molto caro a molti di voi credo qui, Don Lorenzo Milani diceva: fino a che c'è fatica c'è speranza. Perché ci vuole, c'è tanta fatica. C'è tanta fatica a volte, penso al vostro impegno, penso al vostro lavoro, nella vostra quotidianità, c'è tanta fatica. Ma ha ragione Don Lorenzo Milani, che c'è fatica, fino a che c'è fatica c'è speranza. Perché la speranza ha bisogno dell'impegno di ciascuno di noi. Lo so che sono cose che voi mi insegnate. Il cambiamento che noi sogniamo e desideriamo ha bisogno di ciascuno di noi,
noi dobbiamo sentirci parte di questo cambiamento. E nelle vostre domande è un grido di cambiamento, perché tutte le domande che voi avete fatte, grazie, da angolazioni diverse, pongono la stessa domanda: come fare? E non c'è chissà che tipo di risposta. Ci vuole l'umiltà di mettersi insieme, ognuno con le sue identità, ognuno con i suoi percorsi. Il sindacato deve fare il sindacato, l'azione cattolica deve fare l'azione cattolica, Lega Ambiente deve fare Lega Ambiente, l'AMPI deve fare l'AMPI, ognuno deve essere quello lì. Però ci sono degli elementi che ti possono, degli obiettivi che ci mettiamo insieme, insieme. Ognuno fa quello che ha fatto, quella che è la sua storia, i suoi percorsi, ma su questi temi che ci portano qui questa sera diventa veramente importante realizzare e costruire insieme. E Libera nasce così, con la sua storia e con la sua fatica. Certo, quello che è avvenuto mi pone una grande domanda. La grande domanda: perché non siamo stessi sulle piazze? Perché non abbiamo manifestato in questi ultimi anni rispetto alle 22 guerre che erano già in atto sulla faccia del pianeta? Questa è la 23ª guerra, ma le altre 22 che hanno già fatto milioni di morti negli ultimi anni, siccome non toccavano tanto gli interessi nostri o gran parte dell'Occidente, non se ne è parlato con forza. Solo il Papa ha avuto il coraggio di dire: guardate, c'è una terza guerra mondiale a pezzi. 22 guerre. Certo che qualche realtà ha alzato la voce, ma la coralità, la collettività. Ora, siccome si tocca da vicino, allora, ma c'è l'altra considerazione, vi prego, che mi permetto di fare: che questa guerra, la 23ª, amaro dire questo, scaturisce da una pace, occhio, scaturisce da una pace armata. Che cosa vuole dire? Basta andare a vedere cosa è successo in questi ultimi due anni. In questi ultimi due anni, non solo nel mio paese che amo, io amo il mio paese che è l'Italia, e se uno alza la voce è perché sente di portare un contributo di azione, ma anche di progetto, di proposta, anche per smuovere le coscienze, per assumerci di più le nostre responsabilità. Ma signori, negli ultimi anni, nel nome della pace, perché si è tanto parlato di pace, è diminuita la spesa per la cultura, per l'istruzione, ed è aumentata la spesa, e come è aumentata negli ultimi anni, per le armi e gli armamenti. Allora non mi deve rispondere perché. Perché negli ultimi anni è cresciuta la spesa per le armi e gli armamenti ed è diminuita le altre spese. Ma sempre abbiamo parlato di pace. Ma mentre ci armavamo, pace armata. Allora, tutti questi servizi segreti, gli organi investigativi, tutti questi rapporti internazionali, possibile che non avevano colto questo fatto: più armi, più armamenti, più investimenti. E chi va a nozze rispetto a questo oggi, come è stato in passato, e certamente anche alle organizzazioni criminali mafiose, perché col traffico delle armi l'ho sempre fatto, come col traffico della droga, grandi affari.
Non sono gli unici, ma ci sono e non possiamo dimenticarli. Il nostro pensiero va ogni momento alle tante persone che vivono un'ulteriore sofferenza, a quello che sta venendo un'altra guerra sulla faccia del pianeta. Invece che diminuire, aumentano e deve porci. E quello che coinvolgerà adesso, quali saranno le varie reazioni? Tutto era stato scientificamente preparato, approfittando anche di un periodo del Covid in cui la testa di molti viaggia giustamente anche in altre direzioni. Un altro elemento che vi volevo, e poi rispondo, entro e esco le domande. Io credo che siamo consapevoli oggi, rispetto ai temi a cui voi avete posto domande, anche che il nostro impegno non reggono, i nostri impegni non reggono più l'urto del tempo. Non è più come ieri. Dobbiamo leggere questo tempo e i nostri impegni generosi, di valore, però alla luce di quello che sta avvenendo, non oggi, ma anche prima del Covid, non reggono più l'urto del tempo i nostri impegni. Sono insufficienti. Dobbiamo reagire, sanare le mancanze e anche tanti ritardi che ci sono stati. Dobbiamo trovare di più risposte comuni. Ecco allora, è noi che vince. Ma anche rispetto alle realtà della società, la grande sfida culturale, educativa. Ma vi pare che il paese, che è una meraviglia il nostro paese, e potremmo parlare delle ore, e voi siete i primi testimoni delle cose belle e positive che ci sono, che vengono fatte, dalla generosità, dal coraggio, dall'impegno in ambiti diversi di tante persone. Ma mettiamo da parte questo, non dimenticando di far emergere sempre le cose positive. Però dobbiamo mettere anche in evidenza, purtroppo, le cose che non vanno bene. Trovare quindi più risposte comuni, trovare di più il linguaggio della corresponsabilità, lasciatemelo ripetere, l'alfabeto del noi, l'alfabeto del noi. Noi è un elemento vitale per la società, tanti io che si mettono insieme. Non diventiamo per piacere, non siete voi che siete qui così generosi a sentire un poveretto come me. Io, guardate, l'unica laurea che ho, io mi sono laureato in scienze confuse. Chiaro? Ecco, in scienze confuse. Ma non è una battuta. Io sono un radiotecnico, ho studiato telefonia e telegrafia, e non se ne frega niente a nessuno. No, il mondo è cambiato. Ho fatto quegli studi, non ero prete quando ho cominciato questa avventura con il gruppo Bene, facevo altro, poi la vita ti cambia. Ma con questa consapevolezza, senza giudizio, mi permetto di dire, non diventiamo per piacere dei professionisti della lamentela. Perché trovi della gente che vive di lamentela. Io li chiamo i professionisti della lamentela. Ma dobbiamo diventare, ho sentito nelle domande dei ragazzi a scuola stamattina dal quarto, le vostre sollecitazioni, nell'incontro che abbiamo fatto fine mattinata, dobbiamo diventare più appassionati del reale. Appassionati del reale, sapere cogliere la bellezza delle cose positive che ci sono,
da valorizzarle, da farle conoscere, perché ce ne sono tante che non fanno rumore, non fanno chiasso, ma ci sono, che dobbiamo riconoscere, farle conoscere. Appassionati del reale, dei fatti, della concretezza. Allora voi trovate una meraviglia. Io conosco delle belle realtà di questa regione, anche di questo territorio, magari meno conosciute, fanno meno cronaca, ma ci sono. Facciamolo più nostro, più nostro. Solo allora un noi unito, un noi ribelle, abbiamo bisogno anche di un noi ribelle, un noi più coraggioso potrà produrre cambiamento e lasciarci alle spalle questo clima in Italia, attenzione alla parola che sto per dire, di normalizzazione. Perché dico normalizzazione? Perché se avete visto le ultime ricerche che abbiamo anche pubblicato, l'Espresso è uscito questa settimana, sabato scorso, è uscito con 6-7 pagine della grande ricerca scientifica, l'aveva anticipata Repubblica, Libera sta uscendo con tutti i dati di un grande lavoro che viene fatto in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Direzione Nazionale Antimafia, la Direzione Investigativa Antimafia, con le dogane, che lo vedi poco con, cioè tanti organismi messi insieme, ci stiamo coordinando con i dati della Banca d'Italia per fare il polso, per cogliere il vero polso di quello che sta succedendo. Ed è molto bello questi protocolli che noi abbiamo con le varie realtà, dove ogni realtà che ha gli osservatori, portano avanti dei percorsi, ci consegnano tutto questo, che ci permette di dire, ed è quello che emerge, di una presenza criminale con tutti i suoi nuovi sistemi, meccanismi, dati. Ma la ricerca Demos Libera ci dà per il secondo anno consecutivo un dato inquietante, che si va verso la normalizzazione. Nella testa della gente, ma non solo, di tanta gente, è diventata il problema della mafia uno dei tanti problemi. E così l'usura, e così le forme di corruzione, e così le domafie, e così l'agromafia, e così il gioco d'azzardo. I rifiuti è diventato uno dei tanti problemi. E invece noi siamo qui anche per dirci che non sono uno dei tanti problemi. Mafia e corruzione sono dei parassiti che mangiano da lì dentro il sistema e la società. Oggi sono più sotto traccia, ma ci sono, sono forti, loro cambiano, si rigenerano. Allora tocca anche noi rigenerarci, per rigenerare, perché se non ci rigeneriamo come persone, come associazioni, come contesti vari, degeneriamo. Stiamo indietro, i nostri impegni non reggono più l'urto del tempo. Loro cambiano, stanno cambiando. E ora è una grande riflessione che non deve scoraggiarci, anzi che deve stimolarci ancora di più a unire le nostre forze. Sapete che vi dico? Mi colpisce positivamente. Non avrei mai pensato di un giorno feriale qui una marea di gente come voi. Vi fa onore. Vi fa onore fermarvi a riflettere su temi scomodi, difficili. Una marea di voi a quest'ora, di tardo pomeriggio, vi fa onore. Ve lo dico con grande sincerità.
E allora questo è un segno di coraggio, di speranza. Auguro a tutti il coraggio di avere più coraggio. Il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi, ma proprio tanto. Allora la società che è stata chiamata in causa da una domanda, mi permette di dire che la società non è un'entità astratta, ma una realtà vivente. Tu ci hai raccontato delle cose viventi, viventi. E la società evolve se sa dare voce e casa, tra virgolette, alle speranze, alle storie, alla fatica, alle fatiche, agli affetti, anche ai desideri delle persone. La società evolve e si ascolta. I poveri, gli ultimi, gli anziani, i problemi delle famiglie, i ragazzi. Allora, a una vostra sollecitazione, io non ho formulette in tasca, posso dire solo che c'è un bisogno immenso, non solo qui, in una terra che ha avuto tante ferite, che ha dei comuni in cui il terremoto, sono stato a riflettere, prima di venire qui, a riflettere nel luogo dove ho portato le bare, proprio in quel paesetto scomparso del tutto, e mi sono fermato a lungo a vedere quelle magliette con quei bobaccini per i bambini più piccoli, quelle magliette con l'immagine, la fotografia delle persone che hanno perso la vita in un terremoto. Lì ce n'erano 49 magliette, ma erano qui oltre 52. Mi sono fermato lì col tuo collega sindaco, con i carabinieri del posto, con gli agenti della polizia. Certo uno si sente piccolo, ma sente dentro che loro sono morti e noi dobbiamo essere vivi, perché il miglior modo di non dimenticarli è lottare per i diritti anche della natura, come per i diritti umani. Ci è voluto un Papa per ricordarci con l'enciclica Laudato Si, che deve diventare Laudato Qui, per ricordarci che disastri ambientali e disastri sociali non sono due crisi diverse, ma un'unica crisi socio-ambientale. Noi a Torino abbiamo aperto come gruppo Bene da 3 anni una scuola a chi può interessare. In gran parte sono weekend, ricercatori, scienziati, operatori, casa comune, Laudato Si, Laudato Qui, scuola e azione, per evitare che diventiamo solo cortei o solo slogan. Servono l'uno per gli altri, ma c'è bisogno di scendere in profondità, di riflettere, di avere conoscenze nazionali, internazionali, il confronto con studiosi, ricercatori. Sono passate oltre 3.000 persone in questi 3 anni, pur penalizzati, perché molti in remoto, perché di solito sono degli silenziati, proprio perché è importante oggi per affrontare. Ma anche lì, le mafie sui rifiuti sono loro. Altre forme, hanno usato altri percorsi. Vedere che c'è un intreccio di connessioni che affiora sempre in ambiti diversi, che impone a noi di metterci testa, di metterci testa. Oggi si è andati verso la normalizzazione. Le mafie sono più forti al centro e al nord, restano le forme tradizionali, annusano i loro affari nel paese. Il Covid ha moltiplicato certi affari,
Ora, in molte inchieste stanno arrivando al dunque, alcuni processi dimostrano già gli affari che hanno fatto, perché loro arrivano. Non c'è grande operazione in Italia, nella storia del dopoguerra, in cui non sono arrivati. Magari con imprese sotto i subappalti, con i tralazzi al limite tra il legale e l'illegale, queste osmosi. Mafie si sono fatte imprenditrici usando delle facce d'angelo. Occhio, noi ci auguriamo, perché c'è una ricostruzione qui da fare. Allora il tema della sicurezza dei lavoratori innanzitutto, ma anche la sicurezza dei diritti per le persone, che vuol dire la sicurezza del lavoro per la gente, che avete ricordato di quanti hanno dovuto giovani lasciare questa terra. Bisogna fare in modo che possano tornare, una terra meravigliosa, i nostri ragazzi, costretti ad andare in giro. Oh, solo per l'Istat, 3 milioni di giovani del dopo Covid, erano 2 milioni prima, che hanno fatto gli studi e non trovano lavoro. Ora ci auguriamo che qualcosa di più ci sia. Ma l'Italia che amiamo, e siamo qui per fare anche noi uno scatto in più, è all'ultimo posto in Europa per la povertà educativa. Siamo agli ultimi posti per la dispersione scolastica. Allora uno si ferma a riflettere, non solo la denuncia, ma anche chiederci della proposta. E si comincia dal fare le cose, nel metterci profondamente di più in gioco, ognuno nelle proprie realtà. Ma qualcuno dice, le mafie nord sono arrivate adesso. Ma pensate, nel 1982, che viene ucciso Pio La Torre, il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, ex generale dei Carabinieri, poi prefetto Palermo, nello stesso anno ad Aosta, c'è l'autobomba. Ad Aosta c'è l'autobomba per un magistrato, si salva per un miracolo, e siccome si salva non se ne parla. Ma l'anno dopo, 1983, a Torino viene ucciso il procuratore della Repubblica Bruno Caccia. È uno dei tanti esempi che uno può portare per dire, ma attenzione, non è che adesso sono più forti, vanno dove possono fare gli affari. Le mafie investono nei fondi, fuori fondi. Le mafie sono nell'alta finanza, sono nell'immobiliare, riciclano tanto denaro, si sono fatti imprenditrici. C'è questo osmosi, questo filo in bilico tra legale e illegale. C'è una normalizzazione nella testa di molta gente, è uno dei tanti problemi. Noi questa sera siamo qui per dirci che non è uno dei tanti problemi. Non è che tutti siamo chiamati a fare tutto. Ognuno è chiamato a fare la propria parte, a farla bene. E poi c'è chi si impegnerà in un modo o nell'altro, ma tutti nella stessa direzione. Perché la lotta alla mafia, la corruzione, l'illegalità, eccetera, ha bisogno di una risposta meticcia. Alla domanda se l'arte può portare un contributo di lotta, no? Certo, quando l'etica e l'estetica, il bello e il bene, si salgono insieme, immagino un bel teatro che porta dei contenuti, che pone domande e sollecita le coscienze. Immaginate quel cinema, quei film ben fatti. Ieri io ero alla Camera, i deputati, perché vi hanno fatto l'incontro, dovevo parlare, proprio per presentare il libro da Radio Out
a Radio 100 Passi. La radio di Peppino Impastato è uno dei suoi compagni di allora che ha fondato poi la Radio 100 Passi. Ma la Radio 100 Passi nasce con quel stupendo film di Marco Tullio Giordana, I 100 Passi, che racconta la storia di Peppino Impastato. Cresce il numero delle persone scosse, si conosce di più Peppino, si conosce il valore di quella donna, perché la grande protagonista della morte del figlio, ancora una volta la donna, mamma Felicia, che quando i codici di mafia arrivano lì per la vendetta, le dice: non voglio vendetta, e la sua casa diventerà, un punto di incontro dove migliaia di ragazzi sono andati e hanno visto questa mamma fino alle sue ultime forze, fino alla morte, per incoraggiare i ragazzi non solo a conoscere suo figlio, ma a prendere coscienza che questi problemi hanno la loro realtà e hanno bisogno di che ciascuno di noi, cominciando dalle piccole cose, dai piccoli gesti, in casa, nel rispetto dei genitori, a scuola, l'attenzione agli anziani, agli ammalati, quello che molte realtà avete fatto durante il Covid per le persone più fragili e più povere. Si comincia da lì, e se si fanno queste piccole cose, non cose straordinarie, eccezionali, allora uno dice: beh, è una cosa che mi è lontana. No, si comincia dalle piccole cose, perché se si fanno quelle, c'è qualcosa che scatta qui dentro e che aiuta a guardare avanti, guardare avanti. Ed è bello perché c'era uno di quelli che era con Peppino Impastato allora, che a un certo punto, quando è stata confiscata la casa di Badalamenti, che era il quartier generale, quella casa a Cinisi, da dove lui ha dato l'ordine di uccidere Peppino, oggi confiscata, lì c'è la sede di Radio 100 Passi, dalla casa del grande boss. E chi l'avrebbe detto? E chi l'avrebbe detto quando Libera nasce, che abbiamo raccolto anche qui da voi, quei milioni di firme in Italia per confiscare i beni mafiosi, ricordate? E l'uso sociale di questi beni. Legge da migliorare, da rendere ancora più efficace, più veloce, ma comunque c'è. Può essere migliorata. C'è. Ecco, allora, quello che manca non è tanto l'impegno, il coraggio di alcuni, punti, ma l'audacia propria di tutta una comunità. Perché ci sono nella tua comunità della bella gente impegnata, però non mancano l'audacia di alcuni punti, ma manca la risposta di tutta una comunità. È graduale, ma solo se diventa una risposta collettiva è possibile in gran parte voltare pagina. Gli studenti, diceva Chiara, dov'è Chiara? Chiara, vieni qui vicino, non stare lì. Che bello vederti in faccia, lo so. Vieni qui. Meraviglioso. Grazie, sai, Chiara. Siediti lì, guarda lì. Voi siete bravi, vi sedete. Ti posso dire che c'è bisogno di voi. Questa società ha tanto bisogno di voi. Appassionati, sensibili, curioso, impegnati, perché ho avuto anch'io la tua quanti ne hai? 18, anche lui. Ecco, è un'età in cui esplode l'adolescenza dentro. Lo è stato per noi, le nostre battaglie, le nostre fatiche, le nostre speranze, le nostre delusioni. E per me è una meraviglia rivedere
civiltà oggi, in un contesto molto diverso, ovviamente. Ci siete voi, c'è bisogno di voi, perché voi portate nuova linfa a ideali fondamentali che richiedono però una ristrutturazione e, l'ho già detto, una rigenerazione. C'è bisogno della vostra linfa, delle vostre intuizioni, della vostra capacità di usare le nuove tecnologie senza lasciarsi travolgere. Ecco, c'è bisogno insieme, giovani adulti, e rispondo alla stessa recitazione che è stata fatta, molto bella dal tuo compagno, dobbiamo diventare insieme una nuova forza generatrice. Giovani adulti insieme. Insieme interpreti e testimoni credibili. Abbiamo bisogno di unire queste forze e queste energie. Guarda, quando ho ascoltato i tuoi compagni che sono alle spalle e che non ci sono sedie per farvi venire qui, ma se volete venire, siete bravissimi, siete stati. Ma che meraviglia, siete la roba. Ecco, grazie, sapete, se ci vedi qui lì. Mi fa piacere. Io, non solo io, ripeto, solo una piccola cosa, però incontro molti di voi in tutta Italia, in contesti diversi, l'uno di l'altro ero a Palermo, poi sono corso dall'altra parte estrema. No, qui incontro continuamente i ragazzi della vostra età e vi devo dire, dove si offre un'opportunità, dove c'è una scuola che si mette in gioco, dove c'è una parrocchia che diventa un punto di riferimento, ecco, e vedi che ci sono delle meraviglie. Mi chiedo che cosa fare rispetto a quelli che non frequentano, sono più distanti, fanno più fatica. Penso a quei giovani della porta educativa, quelli della, che si prendono per strada nella scuola, nell'università. Ma voi siete portatori di vita, di una diversità di vita, perché siete i protagonisti di questo momento storico, come noi abbiamo cercato di essere nel nostro momento. E quindi accogliere voi, la società ha bisogno di voi, accogliere i giovani vuol dire accogliere la vita, quello che voi portate con la vostra vita. E bisogna dare spazio nella società oggi, noi adulti, dobbiamo dare spazio alla vita che cambia, che loro sono portatori di questa vita, come noi abbiamo lottato portando le nostre istanze. Abbiamo fatto dei passi in avanti, abbiamo avuto dei momenti di fatica. E quindi è bello sentirvi, come io cerco sempre, con i miei limiti, di cogliere il grido, perché a volte sento delle grida che giunge dal mondo dei giovani del nostro paese e credo che molte volte c'è una ragione seria per farlo, per quello che ho appena detto. Un paese che cura della civiltà, che è l'ultimo in Europa per la povertà educativa, è un problema serio. C'è da chiedersi perché. Che siamo gli ultimi posti per la dispersione scolastica, nonostante la generosità e l'impegno di molti professori, insegnanti, no? C'è da chiedersi perché. Se perdiamo il 40% degli anni all'università, c'è da chiedersi perché. La cultura è quella che dà la sveglia alle coscienze. L'educazione è generatrice di vita. Signor Sindaco, ti auguro. Te lo auguro di cuore che la tua città diventi presto la città educativa, dove la dimensione dell'educare non è lasciata solo sulle spalle della famiglia, che ha questo compito, non sulle spalle della scuola che fa la sua parte dentro questo progetto, ma
che tutte le componenti dentro la città possono portare il loro contributo per rimettere al centro, non nelle parole ma nei fatti, la dimensione del lugare, di offrire spazi, opportunità, protagonismo. Erano un liceo classico di Cosenza 11 anni fa. Un vostro compagno da allora si alza. Allora erano tutti vicini, no? In questo grande salone, e mi dice: io e i miei compagni abbiamo un complesso. Suoniamo musica. La musica può portare un contributo alla lotta alla mafia, alla corruzione, alla illegalità. Io ho guardato questa ragazza. Ho visto la sua passione. Lui frequentava il liceo e con un gruppo di suoi compagni avevano fatto un piccolo complesso. Gli ho detto di sì. Questo ragazzo oggi è riuscito. C'è un concorso che diventa quasi internazionale. L'anno scorso in Italia 600 gruppi musicali di ragazzi. Ogni anno c'è una parola chiave. Devono comporre musica e parole. 600 gruppi hanno partecipato l'anno scorso. Poi c'è una giuria di grande valore, no. Alcuni hanno già partecipato perché a Sanremo, no. Per dire la risposta meticcia, la musica, quelle parole a volte, no. Il teatro, la pratica sportiva, non sono i grandi campioni. Dobbiamo inondare i nostri territori. Quindi ci vogliono anche delle scelte che qualcuno a livello centrale deve fare per offrire più spazi ai nostri ragazzi, più opportunità. La risposta meticcia. La risposta meticcia. E il cinema come ha aperto degli spazi. Film Lea, non so se l'avete visto. Se non l'avete visto, fatelo, proiettare il film Lea. Questa donna di famiglia mafiosa che si ribella per amore anche di suo figlio Denise, poi viene ammazzata, ma noi abbiamo seguito la sua storia, l'abbiamo accompagnata. Si è andata a Milano al cimitero centrale, nella parte dove vengono sepolte le massime autorità che hanno fatto onore alla città di Milano, e sepolta Lea. Solo qualche ossa, perché avevano bruciato il suo corpo. Si sono ritrovati solo delle ossa, perché si era ribellata, lei di famiglia mafiosa, a quei giochi. Amore per sua figlia Denise. Ecco, e quando lei col suo coraggio è stata ammazzata, eccetera, la città di Milano ha voluto che fosse sepolta lei che si era ribellata, la sua testimonianza, il suo amore per la figlia, che fosse sepolta tra le personalità della città di Milano. I segni sono importanti, graffiano le coscienze, ci pongono domande. Allora siete meravigliosi, lo dico con molta sincerità. Siete veramente. Sono molto preoccupato perché durante il Covid noi abbiamo visto i dati nei grandi pronti soccorsi in Italia, l'aumento del 30% di ragazzi della vostra età per tentativi di suicidio, autolesionismo, crisi d'ansia, depressione. Abbiamo visto moltiplicarsi le anoressie e le bulimie. C'era già prima grande solitudine in tante persone, e ma la solitudine è diventata veramente ancora più forte per le ragioni che già conoscete, si è amplificata 4 volte di più. Ma non solo da noi, anche in altre parti d'Europa abbiamo visto che è avvenuto questo. Ma è anche inquietante vedere ragazzini di 12 anni, 13 anni che vivono soltanto. Soprattutto c'è l'abuso del bere, considerato una delle tante cose così. Sono tutti segnali di un'inquietudine che pone a noi adulti delle domande, degli interrogativi. Dobbiamo costruire la città educativa, perché anche il barista è un educatore se viene formato. Noi abbiamo fatto questa esperienza. Gli operatori grezzi, quelli dei vari compiti della città,
incontro le persone, se aiutate, formate a saper distinguere, leggere le cose in un certo modo, possono portare un loro contributo. A Torino abbiamo visto gli amici del Po che vanno con la canoa o con la barca sul Po, questi circoli che possono mettersi in gioco per offrire opportunità a tanti ragazzi. Quello che non ha fatto il CAI in tanti posti per dare spazio, accoglienza. Ci sono delle esperienze meravigliose che possono, dei prologo che si possono mettere in gioco. Tutti possono mettersi in gioco. Il nostro sogno è la città educativa. Beh, perché se no c'è un mondo qui, c'è un mondo là. Vediamo di costruirlo un pochettino insieme. E quindi Chiara, no, voi studenti siete meravigliosi, continuate a lottare, in modo sereno, obiettivo, a fare proposte, non diventate anche voi, so che non è così, e se c'è qualche compagno che si lascia prendere un po' la mano, bisogna evitare che si diventi professionisti della lamentela. Dobbiamo essere quelli che si hanno da fare a costruire delle cose. Coraggio di osare denunce serie e fare anche proposte. E poi mettersi in gioco. Siete meravigliosi, siete meravigliosi. Non temete di scendere anche voi in strada per dire no alla guerra. Ripeto, mi sono chiesto però, rispetto alle altre 22 guerre che hanno fatto strage in questi anni, non abbiamo visto queste mobilitazioni, salvo delle eccezioni. Ora tocca ai nostri interessi. Non ho visto mobilitazione rispetto a quello che succede in Libia, dove vengono rinchiusi i migranti, torturati, umiliati, e poi noi li respingiamo sui nostri mari, li rimandiamo indietro. È diventato il cimitero più grande il mar Mediterraneo. Ogni tanto ci si commuove, perché magari muore un bambino, ma tutti si commuovono, dimenticando le altre centinaia di bambini che sono morti. Ma non basta commuoversi, bisogna muoversi di più tutti, più tutti. C'è un dittatore in Turchia, perché è un dittatore, che l'Europa gli dà dei miliardi ogni anno, che si tenga lì per non fare venire in questa Europa, in questa parte, si tiene quasi 3 milioni di persone, migranti, l'Europa paga a lui perché li tenga lì, ti pare che sia un atto di umanità? Questo per me è un'emorragia di umanità, la nostra Europa. Lo so che non è semplice, non è facile, per nessuno. E ben vengano le ONG che nel mare vanno a soccorrere le persone. Toccherebbe d'altro. Sono sempre delle situazioni di tampone. A loro vale stima e tanto affetto. Agli amici del sindacato che ringrazio, il sociale non è un costo. Non è solo un costo, perché tutti dicono che il sociale è un costo. Le politiche sociali sono un costo, sono un volano, sono un grande investimento il sociale, le politiche sociali sono un investimento. Rincorrere i problemi dopo, oltre ai danni umani, i danni sociali, costa 100 volte di più, con dei danni. Bisogna prevenire, bisogna capovolgere tutto. La politica deve partire dal basso, deve partire dai volti, da chi fa più fatica, da chi ha i margini, senza escludere nessuno. E non che si parte sempre dall'alto, si deve capovolgere dal sociale, che si devono costruire delle politiche. E non quello che è successo. Noi abbiamo fatto in questi anni, anche nella realtà dove vivo io, più o meno, ortopedia sociale. E noi continueremo a essere al fianco di chi fa più fatica,
continueremo a spendere tutta la nostra vita fino all'ultimo respiro per stare incontro e accogliere chi fa più fatica. Ma non possiamo diventare complici, occupatevene voi nel nome della solidarietà dei poveri degli ultimi. Certo che non ce ne occupiamo, ma vogliamo collaborare con le istituzioni che devono fare la loro parte. Carità e giustizia devono saldarsi insieme. Solidarietà, se preferite, e giustizia devono saldarsi insieme. E il mondo della solidarietà deve lottare perché chi di dovere crei le politiche, fornisca gli strumenti per dare libertà e dignità a tutte le persone. Che in fondo i soldi devono andare ai territori, perché i territori possono investirli per dare una risposta ai bisogni della gente, innanzitutto. Perché noi abbiamo 6 milioni di povertà assoluta, 1 milione e 300 mila bambini, povertà assoluta, i dati ufficiali. E poi abbiamo ancora 1 milione di povertà relativa, che è un po' calata, perché con quei bonus, con gli interventi che sono stati fatti, è un po' calata. Ma non può essere eterno. Allora forza, forza. Dobbiamo lottare anche noi in modo serio, pulito, coerente. Dobbiamo osare. Non dobbiamo, ha ragione chi di voi ha detto della mafiosità. E la mafiosità è la più terribile. Non è solo il gioco delle mafie, ma la mafiosità. Quei linguaggi, quelle modalità, quei comportamenti. E la malattia più terribile è la rassegnazione di quelli che dicono che le cose non cambieranno mai, non perdiamo tempo. Cosa volete fare? Intanto hai visto adesso, si va verso la normalizzazione, avete lottato tanto. No, dei passi avanti sono stati fatti. Se no non saremmo neppure qui. Non ci sarebbe la legge per la confisca che può essere migliorata. Non ci sarebbero dei percorsi che molte scuole hanno fatto pur con tutti i limiti. Ci sono delle cose belle che sono state fatte. Ecco allora, ma la cultura, quella sottocultura che c'è, mafiosetta, allora ci vuole veramente una cultura, una battaglia culturale, educativa. Come raggiungere quelle persone che ancora non la frequentano? Si sono persi per strada. Che cosa possiamo fare per andare incontro a loro? Il problema del lavoro. E quindi non è solo il compito della magistratura e delle forze di polizia, che ogni giorno consegnano, nonostante molte insufficienze di mezzi, di strumenti, ci consegnano sempre delle operazioni, di arresti in ambiti diversi, a cui va gratitudine. Ma non basta. I primi a dirlo sono loro. Se non c'è un'insurrezione della società civile cosiddetta nostra, noi dobbiamo sentire prepotente il bisogno di portare il nostro contributo e non di fare l'occhiolino, essere superficiali. Ecco allora che l'indifferenza, quella sorta di rassegnazione, sono una malattia terribile. La delega se ne occupano sempre gli altri. No, c'è una parte che ci chiama in gioco come cittadini, lasciatemi dire come cristiani. Per chi crede, non si dimentichi. E noi abbiamo questo Papa, che ha voluto un gruppo di lavoro in Vaticano sulla corruzione e sulle mafie. In una lettura universale, perché la Chiesa non è il Papa, solo punto di riferimento per la Chiesa italiana, è il punto di riferimento per la collettività del mondo. Un Papa che ha voluto un gruppo di lavoro. Non siamo tanti, siamo 5 persone a lavorarci, ma è già un segno di una Chiesa che dice anche questi problemi ci appartengono. Anche noi come Chiesa, cosa possiamo fare?
anche le altre chiese, le altre espressioni religiose. E noi quindi, a cui più volte ho fatto riferimento, eccetera, eccetera. Sull'alleanza, sulla fiducia, ho parlato in troppo, legalizzazione della droga leggera. È un'illusione pensare che, non so chi l'ha fatta, e ringrazio per la domanda, è un'illusione pensare che le mafie, no, abbiano un crollo per la gestione di quel mercato. Certamente hanno altri mercati, fanno altri affari. Se la leggiamo solo come uno strumento per impoverire le mafie, non preoccupatevi, è un solletico per loro. Hanno altri ambiti, leggono certamente una delle fonti. Quello che a me inquieta è vedere finire in carcere i ragazzi per queste storie. Quello che mi inquieta è vedere che un 30% di persone nel carcere sono per problemi della droga dentro. Non parlo dei grandi trafficanti, non parlo di quelli che si fanno barche di denaro, parlo dei picciotti, parlo di quei poveretti che hanno delle loro responsabilità, ecco. Quindi non è che liberalizziamo e così c'è un crollo, no, questi qui devono fare, li fanno e li modificheranno certamente. È una materia molto complessa, molto difficile, che merita che tutte le forze, spogliandosi di ideologie e di principi, ci si metta attorno a un tavolo per chiedersi come mai tutte queste politiche che ci hanno accompagnato in questi anni hanno portato all'aumento, non alla diminuzione, delle persone coinvolte nelle varie forme di dipendenza. Si è andati indietro invece che in avanti, nonostante l'intervento sia stato fatto. Come mai gli investimenti per la prevenzione, per la corretta informazione, sono stati ridotti del 50% nell'arco degli anni? Come mai, nonostante la generosità e l'impegno di molti operatori, meravigliosi, sai, molti siti sono stati ridotti all'osso. Sono andati via di bravissimi operatori storici e si stenta a promuovere i nuovi volti all'interno di quei servizi. C'è da chiedersi come mai anni fa nella scuola si era fatto tutto il contrario di tutto, tu non c'eri ancora, chi ha più anni si ricordava che per 10 anni nelle scuole si è fatto tutto il contrario di tutto. Anche la RAI mandava in onda una trasmissione, droga che fare, due giornalisti, Mario Maffucci, Piero Badaloni, per dare strumenti di conoscenza alle famiglie come orientarsi. Si è fatto di tutto per anni, perché era importante informare, promuovere, offrire opportunità. Poi si passa ad altro. Si dà per scontato che è così, ma invece si affacciano altre generazioni, altri volti, altre persone. Poi la scuola italiana, non solo la scuola, ha avuto un altro decennio, l'AIDS. E allora si è fatto tutto, contrario di tutto, per informare, per accompagnare, anche perché non c'erano ancora i farmaci. Noi abbiamo accompagnato una marea di ragazzi morti, poi sono arrivati i farmaci. E quindi non è così più grave, e se ne parla di più. L'Italia è il primo paese in Europa adesso con il contagio, tutti i ragazzi giovani. Poca prevenzione, poca informazione, perché si passa, diventano quasi delle mode, noi non possiamo permettere. Dobbiamo permetterlo. E poi a un certo punto è arrivata una nave in Puglia, 20.000 benesi. Allora il grande tema del paese è la legalità, e si è fatto tutto contrario di tutto. E adesso la legalità è il grande tema, la grande bandiera, no, ben venga, però attenzione che non diventi uno slogan. La legalità è solo uno strumento, è un mezzo, non è un fine.
è lo strumento per raggiungere l'obiettivo che si chiama giustizia. Le leggi sono importanti, se sono giuste, per costruire giustizia, per dare libertà e dignità alle persone. Il primo vero testo antimafia in Italia fosse applicato è la Costituzione italiana. Fosse applicata. Perché lì si parla, l'articolo 3, perché parla di creare quelle condizioni che danno libertà e dignità alla gente. C'è degli articoli che ci danno la possibilità di partecipare per portare il nostro contributo. E allora forza, la strada è salita, ma ne vale ecco. Sulla droga bisogna fare una grossa riflessione. Certamente bisogna fare in modo che a finire il carcere sia l'estrema razza. Lo dicono tutti. Bisogna vedere quali altri percorsi si possono applicare rispetto alla storia delle persone e così via. Quali paletti necessari e possibili da mettere. Questo non vuol dire la lotta al traffico, a chi ci sta dietro, a quei poteri forti, a quegli affari, no. Io credo molto che bisogna investire in prevenzione, in corretta informazione, in politiche sociali, nell'offerta delle opportunità, collaborare in tutto questo e che si faccia una lettura seria. Il gioco d'azzardo è passato la legge Monca, una parte resta monopolio dello Stato, incassa. Ma sapete che crea delle dipendenze. E allora in questo senso io credo che è molto da fare. Per i giovani della criminalità, prima di chiudere, vi dico due cose molto belle. L'associazione che io rappresento, qui ci sono delle persone meravigliose, che loro la rappresentano in questo territorio libero, è da 11 anni, che noi lavoriamo in Italia con la giustizia minorile, con i tribunali per i minorenni, con gli apparati della giustizia minorile. Ragazzi che finiscono in carcere, ragazzi molti sono di famiglie anche mafiose, sono cresciuti in quel contesto, in quel familismo. E quei bambini, quello che papà e mamma dicono, per loro papà e mamma sono sacri. E allora diventa importante quando vanno a scuola che qualcuno li aiuti, che non è semplice, perché loro poi tornano a casa, vivono quella subcultura, quelle parole, quei riferimenti, quei linguaggi. Allora noi ci siamo chiesti cosa fare. E allora è da 11 anni che si lavora dalla provincia di Trapani alla Valle d'Aosta, dal Trentino Alto Adige alla Locride, con i ragazzi della giustizia minorile, per accompagnarli nella messa in prova, nell'offrire loro altre possibilità di conoscenza, di potersi confrontare con altri tipi di esperienze e vedi delle cose che cambiano, che scoprono che c'è un altro percorso, un'altra, non capisci cosa voglio dire? E questa è una cosa importante. Li vedi che partecipano ai campi estivi sui beni confiscati, mescolati con gli altri ragazzi, nelle manifestazioni che vengono fatte per il 21 di marzo nelle varie città, sono mescolati in mezzo agli altri, con i loro operatori della giustizia, con quelli di Libera che li accompagnano. Allora è possibile aprire varchi anche lì dentro. Ma l'altra cosa con cui vado a chiudere, perché vi ho rubato un sacco di tempo, sono le donne. Le donne. Sono contento, con tutti i miei limiti, che vi ripeto, vi chiedo scusa, di poter dire ancora una volta che se le donne sono le grandi protagoniste della storia. Questo non toglie i meriti anche agli uomini, però ai piedi della croce, quando gli apostoli seguivano Gesù, ti seguiremo ovunque, baci, bacetti, bravo, viva Gesù,
Quando il Signore è stato nei pasticci, tutti gli apostoli si sono andati a gambe, compreso Pietro. Ai piedi della croce sono solo le donne con un bambino di nome Giovanni, solo le donne. Non è un caso che l'annuncio della risurrezione, l'angelo la porterà alle donne. Era anche un segno di attenzione, le donne. Perché parlo delle donne? Perché in questo momento storico sono loro che stanno rompendo da di dentro, come fosse un cuneo che sta spaccando dentro le associazioni mafiose. Noi ci stiamo lavorando, magistrati, ci stiamo lavorando con chi ha dei ruoli e responsabilità con molta riservatezza. Non sono alcuni sono collaboratrici, hanno commesso dei reati, donne devono rendere conto, però possono, sono dei servizi di protezione che lo Stato ha stabilito. Alcuni non lo vogliono perché vengono schiacciati da un meccanismo molto molto complesso e difficile. Non sono collaboratrici gran parte di quelle che noi di cui sto parlando, alcune sì, altre no. Non sono neanche testimoni nel senso profondo, sono cresciuti in una famiglia mafiosa, hanno visto delle cose, ma li hanno magari i loro mariti, i loro uomini tenuti all'oscuro di alcune cose. Non è tutto come uno può pensare. Magari lo fanno per amore viscerale verso i figli, sono stanchi di quella vita, ma soprattutto si stanno ribellando, perché noi ormai ce ne sono una marea. Noi li stiamo nascondendo perché loro li cercano, non vogliono permettere che queste donne rompino con quei codici, con quel familismo, che si ribellano. Loro li cercano e qualcuno l'hanno presa negli anni, li hanno ammazzati, prendono i bambini, li danno ai nonni. Ora sta cambiando. Sta cambiando perché hanno trovato. Molti chiedono dateci una mano nella mia. Vogliamo costruire la nostra vita. Perché dobbiamo nasconderle? Perché non possono iscrivere i loro bambini a scuola? Perché le rintracciano a scuola. Non possono andare a lavorare perché le rintracciano attraverso l'INPS, eccetera. Allora stiamo lottando perché ci sia una terza via. Non chiedono soldi, non chiedono lavoro, vogliono andare a guadagnarsi loro, questo è un segno di positività, vogliono cercarsi il loro lavoro e guadagnarsi e tirarsi su i loro bambini, in una libertà, in una condizione diversa, lontana da quella mafiosità e da quei circuiti mafiosi. E sono tante le donne che noi oggi stiamo seguendo, accompagnando, e stiamo lavorando. Abbiamo visto la ministra della giustizia, abbiamo visto il capo del governo, abbiamo visto chi della politica per aprire una terza strada. Chiedono solo un cambiamento demografico con giusti criteri, giusti controlli, e poi poter andare a lavorare, poter andare lontano a costruirsi con i loro figli una vita diversa. È un segno meraviglioso. E perché tutto questo? Perché hanno visto che c'è della luce attorno, che c'è dei fermenti di positività. Quando noi abbiamo sepolto Lea, a quel funerale l'avevano ammazzata, su quella piazza, poi c'erano delle donne che erano venute a vedere, e quando hanno visto che c'è le persone che non hanno abbandonato Denise, che si sono messi in gioco per la figlia, che hanno fatto delle cose, poi tempo dopo hanno bussato alla porta, dateci una mano anche a noi, dateci una mano anche a noi. E quindi adesso, in giro per l'Italia,
Si sta dando una mano a tante donne con un grande lavoro che facciamo con chi di dovere, che si ribellano con forza, sono tante, crescono e soprattutto sono anche tanti ragazzi che dicono che non vogliono crescere in quel contesto, in quella realtà. È merito anche vostro, è merito anche di persone che sono in questa sala, che ringrazierò sempre perché in silenzio, senza chiasso, ci hanno aiutato in questi anni ad accogliere alcune di queste donne nel più grande segreto, solo con alcune persone qualificate a conoscenza, per permettere loro un percorso di cambiamento, di liberazione che diventa importante. Allora è possibile, anche se la strada è molto in salita. Cari amici, la speranza nasce da noi, dalla capacità di camminare di più insieme, con quel coraggio di non avere paura di ciò che si ritiene giusto. E quando riteniamo giusto, forza, uniamo le nostre forze, uniamo le nostre forze. E voi, cari ragazzi, grazie, siete meravigliosi. Non scoraggiatevi nei momenti di fatica. Quando oggi mi sono fermato di fronte a tutte quelle immagini dei morti del terremoto, vi devo dire che ho pensato una cosa, che anche la protesta, che anche i dubbi, che anche i tormenti conducono a Dio. Anche i dubbi conducono a Dio. Se trovate qualcuno che non ha tormenti, che non ha dubbi, che non ha mai protestato, a me è capitato di protestare anche con Dio. Anche a me è capitato di dire: Dio, dove ti sei nascosto, dove eri? Di fronte a tante tragedie, morti. Dove ti sei nascosto? Ma Dio, Dio c'è. Dio c'è sempre. Anche se a volte noi ci sembra di non averlo visto. Allora vi prego, Dio non vive nei cieli. Dio non vive nei cieli. Dio vive in mezzo agli uomini, mezzo alle donne. Dio vive in mezzo a noi. Dio vive anche qui nel vostro paese, nella vostra cittadina. Dio vive nella vita, nella storia, nelle persone che fanno più fatica. E lì c'è Dio. E lì c'è Dio. E mio caro amico, un santo lui, di nome Tonino Bello, oggi verso gli onori degli altari, lui era innamorato di Dio, un vescovo giovane, innamorato di Dio, innamorato dei poveri, degli ultimi, lui dei giovani, una meraviglia. Diceva che Bartolo, che era un barbone, uno di quegli uomini del popolo della strada, senza fissa dimora, che Bartolo, che dormiva a Roma in via della Conciliazione in una scatola di cartone, Tonino Bello, quando dalla Puglia andava a Roma, passava da Bartolo, si fermava a parlargli, lo portava a prendere un caffè al bar, via della Conciliazione, quella che va in Piazza San Pietro, lì vicino alla casa di Attrice d'Ancora viveva Bartolo. E Tonino Bello, grande vescovo, poi presidente di Pax Christi, Movimento per la Giustizia e la Pace Internazionale, diceva che in Bartolo c'erano frammenti di Dio, come stanno nei poveri, negli ultimi, nelle persone, l'uomo a sua immagine e somiglianza. Ma Tonino Bello diceva che quella scatola di cartone
era uno spensore. Sapete quando si fa l'adorazione in chiesa che si mette l'ostia che rappresenta il corpo di Gesù Cristo, un segno, un simbolo? L'adorazione, lo stensorio è tutto dorato e solenne, e questa immagine di dire che quella statua di cartone dove quel signore dormiva, quel povero dormiva, era uno stensorio. Anche nella tua città ci sono delle case dentro le quali o nelle stanze c'è una persona malata, una persona anziana che vive in solitudine, delle situazioni difficili. Lasciatemi dire che quelle case sono uno stensorio, perché lì c'è Dio. Dio non vive nei cieli, Dio vive in mezzo a noi, e Dio vive, e dobbiamo essere capaci di incontrarlo, delle persone che fanno più fatica. Respingere gli ultimi, quelli che fanno più fatica, si respinge Dio. C'è un ragazzo che è morto, meraviglioso, un napoletano arrivato a Bologna, si è messo a lavorare con gli ultimi, ha aperto una cooperativa, una pizzeria, ha infartato 3 mesi fa, e mi aveva colpito che aveva fatto così per il menù, amato dalla gente, era affascinante, coinvolgeva un sacco di persone, e lui aveva fatto questo menù. Primi, il primo che doveva ai ristoranti, i primi, i secondi, gli ultimi, invece che il dessert, gli ultimi, perché bisognava che in quel ristorante ci fosse sempre un posto per gli ultimi. Che meraviglia, magari non fa chiasso, non fa rumore, però in un modo elegante, auguro a voi anche l'eleganza di fare delle belle cose. Grazie alle vostre domande, torno a Roma, vi abbraccio tutti, forza, ne vale la pena.